For Elenia, un DJ set organizzato per la giovane che perse la vita in un incidente stradale e per raccogliere fondi in favore dei suoi tanto amati animali. Sì, una serata in beneficenza per ricordare la figura di mia sorella Elenia, che come tutti sanno lavorava al canile municipale di Arezzo ed era educatrice cinofila e dipendente dell'EMPA. Ingresso libero e chi vuole devolvere in beneficenza qualcosa il ricavato sarà per i posi, rifugio per animali di Pisa, dove mia sorella andava ogni estate a fare volontariato. Elenia Rapini è morta a 29 anni, vittima di un incidente stradale a Ristradella nei pressi di Olmo ad Arezzo il 6 novembre del 2019. La sua auto è stata travolta da un SUV alla guida, un 49enne, che a causa di un colpo di sonno ha invaso la corsia opposta. L'uomo è stato poi assolto perché giudicato affetto da apnee notturne. Secondo la famiglia, invece, la presenza nel sangue del 49enne di un sonnifero, verificato dai medici, era dovuto ad una condizione di stress. La procura è ricorsa in appello. Noi abbiamo fiducia nella magistratura che alla fine si arrivi alla verità. Cioè la verità che quell'incidente non fu una fatalità, ma fu causato da una imprudenza e soprattutto dal fatto che l'automobilista era sotto l'effetto di un sonnifero. Nel 2023 si sarà celebrato alla presso Corte di Appello di Firenze il giudizio di appello, che noi confidiamo la sentenza venga ribaltata.